erano una quindicina di persone o poco più, insomma, quindi ho visto che hanno usato tutte le precauzioni, erano distanziati gli uni dagli altri e comunque insomma questa, questa presenza di queste persone fa capire che c'è un inizio di disagio sociale veramente molto forte, cosa che già ci siamo detti sotto al comune di Ischia quando, quando c'è stata la consegna delle chiavi da parte del, degli operatori, dei, dei ristoratori, degli albergatori, adesso è stata la volta invece dei lavoratori. La situazione per questa categoria sta diventando ancora più pesante, perché se diciamo, gli imprenditori, i ristoratori, gli albergatori riusciranno a sopravvivere ancora 5, 6, 7 mesi, sicuramente dunque, la categoria dei lavoratori sta dunque in grossissime difficoltà. Io mi sono reso conto in questo periodo veramente che c'è un disagio sociale molto 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 forte. Questo è accentuato anche dal discorso del lavoro stagionale delle nostre zone sulla nostra isola come per tutte le isole minori. Come ANCIM, come isole minori abbiamo fatto delle proposte al governo anche con degli emendamenti, speriamo che vengano dunque accettati, perché noi ci troviamo con un lavoro stagionale, una volta sulle isole erano circa 6 mesi, oggi erano 8 mesi veramente, perché si iniziava a marzo e si finiva a novembre dopo i morti, poi si è ridotto a 7, poi a 6, poi addirittura dunque a 5. Quest'anno non lo so che cosa succederà, perché io credo che molte attività, alcune non riusciranno ad aprire, a riaprire proprio per la crisi economica. Altri invece non riusciranno a riaprire per tutte queste linee guida che sono state date, perché ci sono lacciuoli che rendono veramente difficile la riapertura di queste aziende, cosa che sarà diciamo pesante e ricadrà sia sugli imprenditori che sui lavoratori, sugli imprenditori perché moltissimi sull'isola di Ischia, io direi che una parte altissima, forse che supereranno il 90%, sono tutti impegnati bancariamente con mutui, dunque con leasing. Sui lavoratori che a loro volta per loro è un fatto di sopravvivenza, ma quanti lavoratori hanno anche il mutuo sulla casa, il leasing su beni diciamo strumentali, su auto e su altre tre cose. Per cui io credo che il governo debba intervenire con dei provvedimenti dunque forti, concreti, provvedimenti seri. Uno potrebbe essere quello di riprendere la disoccupazione fino a febbraio dell'anno prossimo, perché tanto fino a febbraio dell'anno prossimo queste persone, sia gli imprenditori che i lavoratori, non avranno nessuna dunque possibilità. Quindi veramente bisogna rimboccarsi dunque le maniche, il governo deve fare dei provvedimenti seri, bisogna smetterla con questi provvedimenti populistici che non portano sicuramente a niente, e la manifestazione di questa mattina è proprio l'inizio di un disagio sociale, ma di una situazione tragica. Io penso che da qui a qualche mese cominceranno i moti di piazza, la gente non ce la fa più a stare a casa, la gente vuole lavorare e quindi a questo punto cominceranno a disobbedire. Questo è il grosso rischio che stiamo correndo.